Oggi siamo sul Montello, in quel di Treviso, nella provincia di Treviso. Andiamo a provare l'avantreno Guareschi Corse, quello che viene utilizzato nel trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2020. Siamo qui con Thomas, di quella storia famosa di Misurina che poi non vi ho più raccontato. Allora, di cosa consiste l'avantreno? Consiste nel kit Forcelle Andreani e nel disco maggiorato. Ho già fatto qualche giretto ovviamente prima di registrare, perché volevo un attimo rendermi conto, e ho avuto la possibilità di configurare anche meglio le forcelle. Ma partiamo dal freno. Il freno, sono contento di dirvi che funziona, quei 6,5 mm fanno il loro dovere. Quindi mi sa, ragazzi, che hanno ragione le donne, quelle che dicono che size matters, le dimensioni contano. Quindi la frullina ora frena come una moto normale, diciamo. Sicuramente da più confidenza, sono riuscito a guidarla molto bene. Passa Thomas, passalo adesso, mai più. E quindi vi dicevo, li ho provati in discesa, dove prima non mi fidavo per niente a guidarla. Adesso finalmente si riesce a guidare bene, riesco a frenare anche in discesa, dove prima andavo di freno motore molto tranquillo. Ovviamente la frenata è ancora un po' spugnosa, perché la pompa è quella assiale di serie. Non possiamo aspettarci chissà che cosa, ma è molto molto convincente la frenata. Ora sono soddisfatto dell'acquisto. Io non sono sicuro se non riesco a frenare bene. La frenata è importante. Via, salutiamo anche gli scooter, perché noi siamo LGBT friendly. Boh, anche la guardia di finanza, tutte le prendiamo oggi, tutte. Le forcelle invece, il kit forcella, vi anticipo che io non ho molta sensibilità sulle forcelle, perché non ho mai fatto esperienza tanto, per cui sapevo già che a me non avrebbe cambiato moltissimo rispetto a quelle di serie. Di fatto da un lato è così, dall'altro lato però la possibilità di poterle configurare è utile. Le ho montate inizialmente col setup di serie, che ho trovato leggermente lasco per quelli che sono i miei gusti, per cui l'ho indurito un attimo sia nel precarico che nel compressione. Gli ho fatto un giro di precarico, mezzo giro di compressione. Anche con questo minimo setup sono soddisfatto. La forcella si è effettivamente irrigidita quel tanto che basta per permettermi di sentirla più sicura. Alcune volte faccio fatica a distinguere l'effetto psicologico da quello reale, per cui non me ne vogliate se racconto cose che poi voi sperimentate in modo diverso. È normale, fa parte dell'esperienza della moto. Quindi devo dire la verità, sì, sono soddisfatto. Thomas, però, se non li passi, ho capito, è solo la guardia di finanza. Sui costi, qualche sproloquio sui costi. Sono modifiche che costano, queste sicuramente, costano più di un cambio di specchietti, di un cambio estetico, però ho voluto farle perché prima di tutto la moto ha una dinamica che deve interagire bene col pilota. Venendo da un altro tipo di moto, la sto configurando sulla falsariga di quella. Non è una cosa che dobbiamo fare tutti, non è una cosa che necessariamente è un'esigenza che tutti abbiamo. E io la sentivo, ed effettivamente pedane arretrate, più freno che frena, più mono che mona, che non ce l'ho il mono, che mona sono io, più sospensioni posteriori che lavorano bene, e devo dire che adesso la moto va dritta. Più anche l'assetto, che è stato cambiato, la moto è più alta 3 cm dietro e 1 cm più bassa davanti. Non dovete necessariamente imitarla o prenderla come una cosa da fare a tutti i costi. E io l'ho trovata utile, la trovo utile per il mio stile di guida. Con una configurazione del genere si chiude un pochino l'avancorsa, per cui la moto non può cadere in curva. E è una cosa che a me piace per strada, entrare in curva, lasciarla cadere e poi riprenderla. Non è un qualcosa che piace a tutti, non è una formula magica da imitare o applicare così com'è. Intanto la guardia di finanza ci sta rovinando tutta la festa.
Quindi sono soddisfatto, finisce qui per ora questa mini recensione. Se avrò qualcosa da dirvi vi aggiornerò mentre scopro queste novità. Non dimenticatevi di iscrivervi, che così divento ricco, famoso e magari anche più bello di quello che sono. E via! Ciao ragazzi, alla prossima!